Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video spacchettamento. Dodun dodun, Deborah. Non fate caso ai miei capelli, sono pessimi, lo so. Che tra l'altro sembra che li ho tagliati, ma assolutamente no. Però fanno un po' cagare oggi, ma non fateci caso. Oggi appunto spacchettamento Deborah. Ieri è arrivato il corriere, mi ha chiamato a sto giro, mi ha detto a casa non ci stai e sto pacchetto dove lo mollo. Molla l'ho rigata, che te devo dire, dove lo vuoi lasciare? Lascialo fuori casa. E vabbè, comunque so che non frega niente a nessuno di questo, però tutto così pur parlare, visto che è un po' tipo che mi sono data latitante sul canale, vabbè. Queste sono altre cose, non mi va di annoiarvi con i miei problemi. Allora, che cosa è arrivato? È arrivata tutta la nuova linea del... Già mi sto papirando. È arrivata tutta la nuova linea che hanno lanciato dei prodotti Pura. Già tempo fa vi avevo fatto vedere quelli 0%, no? Che mi hanno mandato la matita, l'eyeliner e il mascara. Mascara che ho su adesso, da questa mattina, io mi ci trovo veramente molto molto bene con quel mascara. E vi faccio vedere subito. Allora, sono usciti con i rossetti, ci sono delle colorazioni meravigliose, veramente. Questi qui sono i tre rossettini che hanno mandato a me, ma nella collezione ce ne sono, aspettate che ve lo dico, sono tantissimi, mi sembra sono tipo 14, sì, sono 14 rossetti e di tutti i colori, cioè guardate. A me hanno inviato il numero 6, che è questo qui meraviglioso, che ieri già l'ho provato, che è fantastico, ve lo swatcho. Questo qui, poi mi hanno inviato il numero 09, che è un aranciato che adesso per la primavera è veramente formidabile, soprattutto secondo me con l'abbronzatura. Questo qua, e poi mi hanno inviato il numero 13, che questo qui secondo me è molto simile a quello che mi inviarono personalizzato con il mio nome. Il colore più o meno quello è. Ed è questo qui, sì, più o meno è simile, solo quell'altro è più sheer, è molto più cremoso. E ovviamente non posso dirvi come mi sto trovando perché sono arrivati ieri, quindi è un video di spacchettamento. Vi dico il prezzo perché a sto giro mi sono tenuta le press release molto care. Se trovo, aspetta, perché non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Ok, il prezzo di questi rossetti sono 13,50 € al rossetto. E che cosa hanno di particolare, appunto? Sono senza parabeni, senza siliconi, senza oli minerali e senza fragranze. Quindi, devo dire, qua dice rossetto formula pura, colore intenso, comfort estremo. Il colore è veramente molto intenso, come vedete sono molto pigmentati. E qui dice che sono arricchiti di burro di karité, quindi molto idratanti per le labbra, che io veramente... fanno schifo, olio di argan, albicocca e rosa canina, sì. Vi farò sapere come mi ci sto trovando, come vi ho detto sono 14 tonalità. Poi cos'altro hanno fatto? Gli smalti, cioè secondo me è tipo una rivoluzione. Signore, ti ringrazio che non si è spappolato il suo, nel senso che non si è rotto. C'è da dire che le confezioni della Deborah sono molto resistenti, perché non è il primo smalto che mi casca per terra e non si è rotto. La sfiga di questi giorni, un po' di culo ce l'ho avuto pure io. Ok, mi hanno inviato tre colorazioni di questi smaltini e mi hanno mandato il numero 21, 12 e 04, cioè il numero 12 che è sto rosso, non vedo l'ora di provarlo. Quando cresceranno un po' queste unghie, sono questi qua. E questi smalti sono di origine naturale per l'80%, quindi l'80% di questi smaltini sono tutti di origine naturale. E vi leggo anche qui il prezzo, che è 7,50 €. Vi dico le colorazioni che sono... sono 22 colorazioni, cioè io sono andata in brodo di giuggiole per questi tre, sono veramente meravigliosi. Il 17 mint, il 18 aqua green e il 19 petrol green, cioè fantastici. E, allora, qui dice fino all'80%, aspettate, ok, pensavo mi stessi spalmando
i rossetti sulla maglia. Fino all'80% ingredienti di origine naturale, smalto formula pura, colore estremo, finish extra brillante. Il nuovo smalto formula pura di Deborah Milano è composto fino all'80% da materie prime e solventi di origine naturale, derivati da grano, cereali, patata, uniti a resine specifiche che conferiscono alla manicure lucentezza e lunga durata. Formulati rigorosamente senza formaldeide, toulene, DBP e canfora. La sua texture crea inoltre un film in grado di resistere contro le aggressioni quotidiane e garantisce un'asciugatura rapida. Speriamo! Cioè, confido nell'asciugatura rapida, Deborah, perché io veramente non riesco a resistere 2 minuti ferma così a far asciugare lo smalto. Uno dei tanti motivi per cui non porto mai lo smalto. In una sola passata il colore risulta pieno, uniforme e extra brillante. Vediamo un po', testiamo e vediamo. Poi, andiamo avanti. Cos'altro è arrivato? Cioè, sti capelli fanno cagare, vabbè. Cos'altro è arrivato? Sono arrivati 3 mascara, nero, blu e marrone. Poi sono arrivati 4 eyeliner, scusate. Gli eyeliner sono nero, blu, marrone e verde petrolio. Poi sono arrivate 4 matite, nere, blu, marrone e verde petrolio. Le faccio subito vedere. Sono arrivati in questo sacchettino bianco. Solitamente mandano il sacchettino rosso. Però essendo la linea pura, candida, virginella, allora hanno mandato il sacchettino bianco. Oggi sto praticamente degenerando, non fateci caso, finirò tipo nel trash di YouTube, vabbè. Allora, questi qui sono i 3 mascara. Il nero non lo apro perché comunque già ce l'ho aperto nero, quindi non avrebbe senso aprirlo, lasciamolo lì. E poi ci sono il blu, che è questo qua. Devo dire anche abbastanza, non è proprio elettrico, però è carino, vi farò sapere se colora bene. Io fino adesso di blu, di mascara blu mi sono trovata bene solamente con il Vamp di Pupa blu elettrico. E poi il marrone, che non so se utilizzerò mai in vita mia, però il marrone. E anche questi sono senza parabeni, senza siliconi, senza petrolati, senza fragranze. E il prezzo del mascara è 13 euro e come vi ho detto sono usciti con 2 nuove colorazioni, che sono quella blu e quella marrone, perché prima c'era solamente il nero. Poi passiamo agli eyeliner. Gli eyeliner sono 4, come vi ho detto. Il nero già ce l'ho, quindi non ve lo swatcho. Lo tengo chiuso. Vi swatcho il blu, il verde e il marrone. Allora, ammazza, questo marrone è bello scuro, ha una testa di moro. Anche il blu è fantastico, bello, molto intenso. Questi sono i colori degli eyeliner. Vi dico anche il prezzo: l'eyeliner 12 euro e sono anche no transfer, quindi resistenti all'acqua. Vediamo un po'. Oddio, sono un po' bagnato. Vabbè. Tampona. Però devo dire, come formula mi piace, perché non è di quegli eyeliner che si vanno subito a, quando li swatchi soprattutto sulle mani, che si vanno a infilare nelle piegoline delle mani. Sono rimasti al posto loro e secondo me promettono molto molto bene. Poi vi faccio vedere le matite, quella nera idem non la swatcho perché comunque già ce l'ho aperta, quindi non ha senso aprirne un'altra. Vi swatcho la blu, che bello, un blu metallizzato, se la vede mia madre tipo se la ciula subito. Poi c'è un verde bosco e donna Francesca. E poi c'è questo marrone che mi piace veramente tanto, perché è abbastanza scuro. Marrone, verde e blu. Ta-da. E invece il prezzo della matitina è 7,50 euro. E niente, questi qui erano i nuovi lanci della Deborah. Ovviamente nel corso dei video vi farò sapere, anche tramite magari tutorial, se riuscirò a farne qualcuno, come mi sto trovando. E niente, vi ringrazio per avermi guardata, per aver visto sta scema oggi, questi capelli, poi che ve lo dico a fa. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!